Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Overwatch 2. Io sono Glacial Sphere ed oggi è il turno di Junkrat. Andiamo con il modello di Overwatch 2 e Junkrat, beh, si spiega da solo. Dovete tirare delle bombe, ma come abbiamo fatto per tutti gli altri campioni andremo a leggere le sue abilità molto velocemente. Arma proiettile rimbalzante esplosivi, questa qui. Rimbalzano e esplodono. Rotobomba. Piloti e fai detonare un copertone esplosivo. Mina dirompente, lancia una mina dirompente con maiuscolo e falla esplodere con tasto destro. Tagliola, posiziona una trappola immobilizzante. Botto finale, non subisce danni dai propri esplosivi e rilascia bombe alla morte. Pronti ragazzi? Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, o meglio se vi piacerà, e se vi sta piacendo la serie che sto portando su Overwatch, in cui faccio ogni video un campione diverso, o meglio un eroe diverso. Quindi, se vi siete persi per ora gli altri video, li trovate nella pratica playlist sia in descrizione, sia nel primo commento. Siamo pronti per andare con Junkrat? Vai! Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di commentare anche dicendomi magari dei consigli su come sfruttare al meglio questi campioni. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti, ovviamente. Vediamo di riuscire a colpire la gente con Junkrat, eh? Alla faccia! Chi è che mi ha ucciso praticamente? Grazie, curatemi. Ehi, 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 calma, eh. Buono, buoni danni, buoni danni. Fuori dalle balle. Il problema è che da sopra c'è un Anzo che continua a rompere le balle. Buono. Dai, ho tirato tutte le robe a caso, non sono riuscito a uccidere il tipo che aveva pochissima vita. Però dai, per adesso niente male, ho fatto un bel po' di danni in giro. Era Sojourn, ah no, Ashi che mi ha ammazzato, scusatemi. Devo essere più veloce. Con questo possiamo fare anche questa cosa qui. Con maiuscolo. Ah, abbiamo due cariche ora. Ok. Molti campioni con Overwatch 2 hanno aumentato le cariche de... Ah, ma mi togli anche... Va bene. Ah, soldato con la ultimate. Mi sembrava strano, infatti mi colpisse così a caso. Guarda dove è andato a prendermi. Vabbè. Guarda dove è andato a prendermi. Hop. Riesco a farle rotolare sotto la macchina, no? Quell'anzo là andrebbe preso in qualche modo, eh? Altrimenti è un po' difficile avanzare. Veramente. O passiamo da dietro. Ecco qua, così. Buono. Ne ho ucciso solo uno, mi sa. No, raga. Ho fatto una cazzata, ho buttato Bob là in mezzo. Ho fatto una cazzata in mano. Loro arriveranno da là, no? Ah no, decidono di arrivare da là. No, mi sono incastrato. Dai, qualcuno è morto comunque. Mi ero incastrato lì dentro. Mi ero incastrato sul muro, mannaggia. E continuiamo con Junkrat. Erratto. Questo non mi serve a nulla, vero? No. In questo momento della partita, no. Dov'è?
Crepa. Azze. Era andato un po' di prefire lì. Un po' di cure, raga, un po' di cure, per favore. Raga, curine. Andiamo avanti sto carro, va. Cure, cure, grazie. L'ho tirata un po' male. Quella era Ashi, vero? Devo stare attento. Potrebbe gentilmente esplodere quella tipa? No, eh? No. Cioè, i miei colpi le passavano attraverso, praticamente. Non si sa bene come. Le passavano tutte sotto e a lato. Cioè, io boh. Va bene. Va bene. Sì. Ok, forza. Forza, Overwatch, ce la puoi fare. Carico si muove in sicurezza. Perfetto, meglio così. Fuori dalle balle, Bob. Bravo, Stella. Non ho capito dove mi... Ah, mi ero incastrato lì, niente. Pensavo ci fossero le scalette, invece no. Chi è che ha ultato? Kiriko ha ultato lì? Oh, va bene. Abbiamo una Kiriko, noi sì, ha ultato lì evidentemente. Grazie Kiriko. Ho la bomba, io dovrei riuscire a usarla prima o poi, eh. Si spera. Forza, possiamo spingere il carico più lontano di così. Mi darà un po' di tuoi piedi. Mi sto sovraccaricando. Che sberle, ragazze. Devo riuscire ad andare da dietro e tirare la mia ultimate, altrimenti qua diventa un casino. Tipo da qui, no? Faccio il giro. Dai. Vai. Buono, ciao. Buono. Abbiamo vinto grazie a quella ultimate. Mi è piaciuto, ragazzi, come si vince con Junkrat. Si tirano a Q. Si tirano a Q. Ecco come si vince con Junkrat. Ed ecco come penso si prenda anche la play of the game. Esattamente. E vabbè, ragazzi, Junkrat è così. Potreste anche non fare un cazzo per tutto il game, ma alla fine prendete il posto giusto, andate lì, ultimate e addio. GG. Bene, andiamo subito a trovare un'altra partita, sempre con Junkrat. Pronti? Eccoci in una nuova partita con Junkrat. Vediamo un po', Vediamo un po' cosa... McCree abbiamo insieme, va bene. O meglio, Cassidy. Vediamo che prendono i supporti. Orisa come tank non è male. Kiriko perfetta come supporto. E mo facciamo lo swag. Ah, non esplode, è vero. È vero che non esplode.
Devo tipo trovare il modo di buttarla lì in modo che esplodano, tipo. Oddio. Ah, ok, specchio qui. Non so, fosse una sorta di bug. Tipo così, no? E va troppo lontano, però poi ci mette troppo ad esplodere comunque. Vedi, peccato. Volevo farla esplodere, colpire la palla e farla entrare nel canestro. Una cosa ovviamente semplicissima, no? Che farebbero tutti in 2 secondi. Allora. Oh, che cacchio! Fara di merda! No! Dai, ma che inizio barbino che ho avuto. Vabbè. Spero, guarda, che abbiano preso il posto per questo inizio barbino che ho fatto. Arrivo, arrivo. Vabbè, è impossibile colpire Tracer con Junkrat comunque. Poi continua a laggare comunque. Non è possibile che vada così il gioco. Cioè, lag, lo vedete? Non è mai andato così. Potete anche controllare gli altri video se volete. Guardate come va tutto a scatti. Per me sono i server, perché la connessione in realtà è normalissima. Guarda, è impossibile colpire la gente con sto coso. Poi lei torna indietro. No, 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 è inutile. Andiamo qui. Andiamo qui dove posso effettivamente fare un po' di danni. Niente, pochissimi danni comunque. Il mio team è sempre a viole, no? In questa partita a zero, ragazzi. Io sono stato morto per la metà del tempo e ho fatto comunque più danno del mio team. Boh, questa la dice lunga. Questa la dice lunga, purtroppo. È impossibile colpire la gente in questo modo. Guarda, basta che loro si muovano a destra e a sinistra con un po' di strafe. E possono fare il cazzo che vogliono. Guarda, guarda. Tracer impossibile da colpire. Tracer è letteralmente impossibile da colpire. Cioè, boh. Che poi non ha manco fatto tanto danno. Boh. Lo fa solo su di me praticamente. Viene a uccidere solo me quella merda lì. Guardate Farah che danni che ha fatto. Non ha alcun senso. Ci siamo beccati la gente brava contro stavolta, ragazzi. Ci siamo beccati la gente molto brava contro. Quella Farah lì non è del nostro livello. Oppure siamo noi che siamo degli scarsoni incredibili in questa partita. Che potrebbe anche essere. Però boh. Come vedete, Junkrat è un campione facile ma non molto versatile. Cioè, dovete tirare le bombe. Ehi, hey, Se avete Cassidy, contro gente possiamo dire agile, le qualcosa bombe le da evitano lontano sul tutte e tetto? vi inculano in Non la quel vedo modo lì. bassa di quella sua Mari. Se avete Più gente bassa. contro gente che non sta Piano. raggruppata, che non sta più o meno nello stesso posto, è un po' difficile. Anche lì, no, sul punto avete visto che al massimo c'erano 3 persone. Cioè, non stavano sul punto, andavano in giro a uccidere, a flancare. Farah non era mai sul punto. E con Junkrat è impossibile uccidere Farah. Purtroppo. Andiamo subito a prenderci la posizione di qua. Immediatamente questa. Vabbè, raga, però, figa. Cioè, Tracer è impossibile da tirar giù. Con Junkrat, perlomeno, lei viene sempre a cercarmi. Ho ucciso Tracer. Ah, ho ucciso Tracer. A caso, ovviamente, ragazzi. E poi sono stato ucciso dalla palla di Moira che rimbalzava in giro. Però ho ucciso Tracer completamente a caso. Ho tirato le bombe che esplodono. E l'ho beccata mentre si teletrasportava da qualche parte. Completamente a culo. Però qua, ragazzi, è persissima la partita. Vabbè, buonanotte. Sono
stato pure buttato giù dal mio stesso colpo. No, questa, ragazzi, questa partita qua, boh, cioè, poco da fare. Poco da fare davvero. Cioè, fa l'avversario che ha fatto più danni di tutti noi messi insieme, quindi, boh, fate un po' voi. Questa Tracer qui che è impossibile da uccidere. Almeno per me, di nuovo. Guarda. Non, cioè, non la posso nemmeno colpire. Devo sparare a caso in continuazione ed è una cosa frustrantissima. Cioè, continuare a sparare a caso è davvero frustrante. Appena ne becchi una di striscio, quella si teletrasporta via. Ecco, muori, va. Ma perché sul coso è andata? Vabbè. Oh raga, io ci ho provato, però è davvero tosta. Mi sa che l'obiettivo è perso. Abbiamo perso anche la partita, in realtà, non solo l'obiettivo. Io, pur avendo fatto schifo, pur non potendo praticamente colpire i loro champion da danno, quelli con cui ho dovuto combattere in continuazione, sono riuscito comunque a fare danno, a fare più danni di tutti. Ecco, va, andate fuori dalle balle. Attenzione, bug del 99%, proprio lui. Via, entriamo qui dentro. Non facciamoci colpire dai razzi di Fara. Buonanotte. Una pioggia di giustizia di dentro che tra l'altro l'ha fatta solo per me praticamente. C'ero lì solo io. Guarda, boom, via. No dai, ne ho ucciso anche un altro che era già mezzo morto. Ah beh dai, persa, va bene. Va bene, questa l'abbiamo persa malissimo. La prima è stata relativamente equilibrata. Questa completamente squilibrata. Fara ha fatto quello che voleva dall'inizio del game. Ovviamente l'azione migliore della partita è la sua. Ma nessuno la colpiva, ma guardate! Ma nessuno provava a colpirla, cioè boh, zero. Va bene, dai. Andiamo con la prossima partita sperando di non trovare contro. Prossima e ultima partita sperando di non trovare contro un'altra Fara che fa il culo a tutti. Andiamo con l'ultima partita di Junkrat. Posso prendere Cricket? Vai! Andiamo con l'aspetto di Cricket. Almeno un po' diverso dal solito. E via! Vediamo cosa dice quando ulta con questo aspetto. Magari cambia. Perché con Junkrat Cuoco, mi sembra, uno scienziato, cambiava anche la frase che urlava quando ultava. Vediamo se cambia anche in questo caso. Neo Zess abbandona la partita. Manicou si unisce alla partita. Va bene, Manicou. Ha un sacco di bombe pronte. Lancia una mina dirompente con Mayusk sinistro e farla esplodere con dasso destro. Quella è l'abilità probabilmente che fa più danno di Junkrat. Molto, molto, molto interessante. Purtroppo Junkrat mi sembra un campione invecchiato un po' maluccio. Era un campione che su Overwatch 1 era molto più forte, secondo me. Con i nuovi campioni che sono molto più mobili, molto più anche resistenti, è un po' difficile giocare Junkrat. Vediamo un po' come va ora, Allora io potrei mettermi qui dietro e tirare bombazze. Tipo qui, no? Andare direttamente dietro di loro e tirare bombazze. Se riesco a flancare magari non sarebbe male, eh? E dai, non ho flancato male. Il problema è che non sono riuscito a uccidere nessuno. E sto ancora leggermente laggando. Guardate come si muovono in modo strano tutti i campioni. Dai, ho sbagliato. L'ho premuto tutti e due insieme.
Ancora che l'attivo subito appena la sparo. Buono. Morta? Grande. Spero almeno che l'abbia uccisa, sì. Buono. Ottimo. Un po' di cure qui. Un po' di cure qui. Nada. Niente, zero cure. Forza Russo, dai. Grazie. Beh raga, lo porto avanti io sto coso. Su su su. No, chi è che mi ha tirato giù? Ah, là sopra, forse eco. Infatti. Mi è sembrato un rumore da eco. Con le bombe adesive. Beh, niente male comunque a livello di danni. Abbiamo già la ultimate che possiamo utilizzare. Però, come avete visto anche nella prima partita, per utilizzare bene la ultimate dovete farla da un luogo che non è scontato. Altrimenti ve la tirano giù ancora prima che riusciate ad arrivare lì. Ecco, tipo loro ora che hanno usato... Ci superano di numero. No, Q, vai. Buon, via. Già tirando via Mercy e Hanzo si fa tanto, eh. Ecco, vai via, ecco. Buono. No, ho provato a ucciderli, non ci sono riuscito. Peccato. Peccato, peccato. Guardate però che danni che ho fatto. Solo Hanzo è riuscito a raggiungermi con quella ultimate che ha peccato tipo tre persone in pieno. Dai, dai. Arrivo, arrivo, arrivo. Buono. Buono, buono, buono. Tirato via sia Diva che Kiriko. Fuori dalle balle ancora. Loro due. Guardate che bei danni che sto tirando giù. Con Junkrat, ragazzi, dovete tirare danni. Cioè, quello che importa è tirare danni. Non tanto contro chi, contro cosa. Riempiteli di danni, riempiteli di bombe. Questo farà tanto. Eccolo che ulta. Non penso che serva molto tirarlo lì. Infatti non ho ucciso nessuno. No, Hanzo mi ha fatto un headshot. Hanzo ha ammazzato sia Simmetra che me. Alla faccia, oh. A parte che non ho manco fatto headshot, mi ha colpito tipo alla gamba e mi ha ucciso. Hai superato di peggio. Minchia, Hanzo 5000 danni, cioè quell'Hanzo sta facendo il macello. Vai, vai, teletrasportati. Grande. Vabbè, di nuovo è impossibile colpire la gente. Oh, oh, non so nemmeno chi abbia ucciso, ma l'ho ucciso. D'altronde si gioca così, Junkrat. Vieni,
No, dai, Sombra. Che due palle. Boh, ha tirato una ulti a caso, stanza. Buono, buono, andiamo. Attenti a eventuali sombra che arrivano. Buono, via. Speravo di prendere qualcuno di un po' più debole, così da ucciderlo. Ma che palle, non riesco mai a tirarle giuste. Comunque sì, confermo che sto laggando abbastanza. Minchia, mi hanno disintegrato. Cioè, io sto continuando a far danni, ma boh, non mi sembra che ne siano entrati poi così tanti. Io sono comunque 6200 danni, che non sono pochi in un round. Però mi sembrava che non entrassero molto. Riuscivano comunque a curarli, a sopperire al mio danno, cosa probabile dato che c'erano gli immersi. E hanno anche, appunto, Moira, che era una spruzzata di coso verde. Se sono tutti insieme lo... Li cura tranquillamente. Niente, si deve tornare indietro qua. Oh, ma che cazzo di ultime tira questo? Un po' si gode, eh. Dov'è andata? Vabbè, che culo! Porco cane, è sopravvissuto a due bombe. Sopravvissuto a due bombe, sta qua. Comunque quell'anzo lì, cioè, fa cagare tirare le ultimate, ma fa dei danni atroci, eh. Ha fatto dei danni davvero atroci. Guardate il loro danno, Sombra. Non ne ha fatti tanti, ma Sombra è fastidiosa perché non fa tanti danni in generale, non ha abilità ad area o altro, ma è davvero fastidiosa lei. Vai, via, crepa. No, dai, mi ha tirato un headshot quell'anzo. Guardalo, guardalo com'è cazzato sto anzo. Ma manco un headshot, mi ha tirato un colpo normale, ma ha ucciso, va bene. Diamo un po' di bombe a caso mentre andiamo là. Magari facciamo... Abbiamo fatto un po' di danno a qualcuno. Abbiamo eliminato il mech tirando roba a caso. Oh, crepa, Anzo. Guarda, la soddisfazione nel finire questa partita e vincere uccidendo Anzo, proprio buttandogli addosso una bomba in faccia e disintegrandolo. Nessulte Rein, buono, avrò fatto una ulti buona Reinhardt. Azione migliore della partita, Anzo. Vediamo un po', eh. Ah, qua quando ho buttato qua, sì, c'ero anch'io. Io ero lì nell'angolino. Guarda qua che danni che ha fatto. Buono. Sfida settimanale completata e abbiamo completato anche questo video perché per Anzo è tutto.
Per questo video finisce qui e vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!